ci siamo imbattuti in un racconto che veramente ha del miracoloso su Facebook. Ringrazio tra l'altro il nostro Nino Santarelli perché ha contattato l'autore protagonista di questo piccolo miracolo, che è Mirko Mancini, un sopravvissuto al terremoto. Mirko, buon pomeriggio, ben trovato. Buon pomeriggio a voi. Ciao Mirko. Allora Mirko, la tua storia ha veramente dello straordinario, perché insomma in questo dramma che si è sviluppato due notti fa tu ti sei visto assolutamente coinvolto insieme alla tua famiglia. Puoi raccontarci qualcosa di più specifico per rendere partecipi un po' i nostri ascoltatori di quello che è accaduto? Sì, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Mi sarebbe piaciuto sinceramente stare in diretta con voi, con Piero, diciamo, per parlare di altro, però quando vuoi, sì. Guarda, quando torni con calma, Mirko, le cose sono quando sistemate, vuoi viaggi a trovare sei proprio nostro un giorno. Ospite, assolutamente sì. Mi farebbe molto piacere. Diciamo che parlare di parlare di miracolo certe volte magari è un po' troppo forte, però è chiaro, quello che è accaduto a me e alla mia famiglia non credo che sia proprio tanto comune. Noi siamo in un paese, io diciamo abito a Pomezia, però noi siamo in villeggiatura spesso vicino a Matrice, c'è un paese che si chiama Sant'Angelo, mm-hmm. o meglio che si chiamava forse Sant'Angelo, che sta circa 2-3 chilometri. Eravamo arrivati la sera prima, eravamo stati a vedere, dopo da Matrice eravamo stati a vedere la partita della Roma, ecco. Col Porto, eravamo andati a letto verso l'una e mezza. E per essere svegliati poi alle 3.36 da questo boato che credo sia difficile da spiegare se non viene vissuto e da dimenticare, credo che sarà difficile, un po' difficile dimenticarlo, te lo auguro. Il nostro paese è diciamo formato come un po' tutti i paesi nel Reatino, diciamo, da case comunque molto vecchie, case secolari. E la nostra, tra virgolette, per fortuna si trovava tra altre due case, era, diciamo, si trovava nel mezzo. E niente, nella notte, nel buio completo, sentirsi sballottare da una parte all'altra veramente in maniera assurda, e senza avere punti di riferimento e non capire più che altro cosa stesse accadendo, perché io e la mia ragazza, mia compagna, dormivamo nello stesso letto, mia zia e mia madre erano in un'altra stanza e niente, praticamente abbiamo cominciato a sentire un po' di tutto che ci crollava addosso, e il pavimento ha ceduto e tra le urla generali, la mia ragazza che mi chiamava, io che urlavo, mi sembrava di essere sprofondato. Noi avevamo una casa che era di 3 piani, mm-hmm. noi stavamo al terzo piano e immaginavo sinceramente di essere sprofondato giù, sotto alla fine in cantina, perché io sentivo cadere di tutto, sentivo dei massi fortissimi sbattere di fuori, le finestre che sbattevano, l'armadio che avevo a fianco a me, che avevo paura che mi schiacciasse. Certo. E 60 secondi, che immaginate, cioè una scossa di 5-10 secondi può sembrare un'eternità, immaginate, da noi sono stati 60, purtroppo a pescare ad Arquata anche più di 2 minuti. Più di 2 minuti? Sì, circa 2 minuti e mezzo addirittura, quindi è infinito. 60 secondi, sì, allucinante. Dopo questi 60 secondi c'è stato del silenzio, nel momento in cui tutto si è fermato poi abbiamo cominciato a sentire urla, gente che chiamava, cercava aiuto. Noi abbiamo cercato di capire un po' come fosse la situazione, abbiamo visto che in realtà non avevamo tutto quello che pensavamo di avere addosso. L'unica cosa è che essendo era molto buio non riusciamo a capire in che situazione ci trovavamo. Esatto. E l'unica cosa che avevo capito è che ero in bilico praticamente sul letto, ero ancora sul letto ma il letto era in bilico sopra una trave e io stavo andando praticamente di sotto, ecco. Mi trovavo con le gambe a penzoloni, cercavo di reggermi il più forte possibile al letto perché anche la mia ragazza rischiavo di trascinarla giù. E a quel punto, riuscendo piano piano a risalire, ci siamo resi conto che eravamo praticamente tra il terzo e il secondo piano. Okay. In realtà il letto era rimasto su una trave, anche se il pavimento non c'era più. E eravamo fortunatamente ancora illesi. Il tetto fortunatamente è retto perché, diciamo, un po' lo zelo di mio padre, che 4-5 mesi fa ha deciso di rifare il tetto. Mamma mia. E quindi il tetto è riuscito a reggere, sono caduti calcinacci, un po' di tutto, ma fortunatamente il tetto non ha ceduto e abbiamo visto un leggerissimo spiraglio di luce
che era quello della finestra che si trovava al piano dove noi teoricamente dovevamo ancora essere. Mm-hmm. E l'unico problema era come raggiungere quella finestra, perché il pavimento non c'era più. A quel punto, diciamo, la fortuna, non so, il signore penso che ci ha messo veramente una mano in testa, sono riuscito a trovare un appiglio in quello che era rimasto di pochissimo muro che ancora c'era a disposizione, e mi sono arrampicato con non so quali forze, perché non avendo molti appigli sono riuscito a far leva con le braccia e sono arrivato praticamente all'altezza di questa porta finestra. Una volta lì sopra ho spaccato il vetro a mani nude, perché poi quando sei lì stai a guardare come non credo tu abbia ragionato più di tanto, in realtà è l'istinto, e poi c'era il balcone fuori, che no, ti ha Mirko? Portato a fare tutto questo, esatto, fortunatamente, perché io ho letto su Facebook quello che hai scritto e devo dirti che mi hai fatto commuovere. Da brividi, eh? Non so, diciamo, di essere contento di questo, però insomma no sì, guarda, io ti ringrazio di questo, perché mi hai regalato comunque un'emozione. Ok, grazie a te. Niente, io a quel punto ho spaccato il vetro e ho cercato di evitare che questi pezzi di vetro mi tagliassero, mi creassero altri problemi, e ho allungato il braccio alla mia ragazza e siamo riusciti a salire, anche lei è riuscita a salire sopra a questa porta finestra, diciamo, e da lì avevamo almeno una via d'uscita, solo che poi quello che abbiamo visto fuori, diciamo che ci ha gelato il sangue, perché praticamente tutte le case che avevamo davanti in realtà non c'erano più. E più che un terremoto sembrava un bombardamento, cioè immagini che uno vede in TV i bombardamenti che fanno durante le guerre, cioè praticamente soltanto un ammasso di sassi, di polvere, perché poi c'era una polvere assurda che non si riusciva a vedere neanche bene. Poi, certo, diciamo, tutta quella che avevamo mandato giù e inalato, riusciamo anche a fatica a respirare. Di lì il pensiero è andato a tua mamma e tua zia, che mi sembra aver capito stessero nell'altra stanza in tutto questo. Esatto, io infatti poi ho chiamato loro per sentire come stavano, e diciamo fortunatamente l'unica stanza che era realmente crollata era la nostra, perché dalla loro parte in realtà non era crollato l'edificio, quindi io gli ho detto di mantenersi, diciamo, un po' di esperienza, cose un po' lette nel tempo, gli ho detto rimanete sotto lo stipite della porta, che teoricamente è la parte che dovrebbe essere più sicura, esatto. E poi siamo usciti fuori e la mia ragazza Alessandra ha visto che c'era un lenzuolo, ha detto strappiamo questo lenzuolo, leghiamolo e caghiamoci giù, perché è l'unico modo. E diciamo lei si è subito legata, è sceso subito, è andata a cercare aiuto, c'era un signore con una torcia che era venuto lì, diciamo, come primo soccorso. Gli ha preso questa torcia, lei poi è risalita da me per portarmela, e io ho cercato di illuminare un po' la stanza, anche quella dei vicini, perché poi tra l'altro il muro tra la mia stanza e la stanza dei vicini non c'era più, certo, perché poi era venuto giù e si era portato giù anche l'armadio, che non so come era rimasto in bilico, non ce l'aveva schiacciato. Anche questo sinceramente non riesco a capire bene come possa essere accaduto. E quindi abbiamo cercato anche un po' di dar manforte a questi ragazzi, perché c'era una signora che era la nonna di questi due bambini, perché sono ragazzi piccoli, Lorenzo ha circa 6-7 anni, 8 anni, l'altra 12-13, insomma, comunque piccoli. Abbiamo cercato di farci un po' manforte tra noi, e mia madre e mia zia erano rimaste nell'altra stanza. Volevo cercare di raggiungerli per farli venire via, ma il pavimento non c'era più, non sapevo più che fare. La mia ragazza mi chiamava da sotto e mi urlava di scendere, perché poi ci sono state altre scosse d'assestamento, certo, quindi c'era il rischio comunque di andare giù tutti quanti. E quando ho cominciato a vedere che arrivavano delle persone con le scale, a quel punto mi sono un po' tranquillizzato, hanno fatto scendere i vicini, io mi sono calato giù con il lenzuolo che avevamo attaccato, e poi loro sono andati dietro. Sei evaso. La nostra casa. Com'è? Sei evaso, dico, no? La classica vignetta di quelli che evadono col lenzuolo. Sì, una vera e propria, che poi tra l'altro mia madre aveva lavato quel lenzuolo la sera prima e l'aveva messo fuori, altrimenti non so nemmeno se avremmo avuto l'occasione di poter scendere da lì, perché comunque si parla di un terzo piano, sì, non bassissimo, diciamo, sì. E poi dopo niente, sono arrivati i soccorsi con queste scale, e mia madre e mia zia sono riusciti a scendere dalla parte opposta, perché avevano una piccola finestra, da quella parte fortunatamente, ripeto, non ha ceduto, e sono riusciti a scendere.
Mi scusi, i corsi di cui ci parli tu, che sono stati subitani, erano di altre persone che come te magari si erano trovati in situazioni meno precarie di altri e quindi già erano andati a soccorso di tutti gli altri capendo la situazione, o erano già proprio soccorsi, cioè ufficiali? Cioè protezione civile, vigili del fuoco? No, era ancora troppo presto perché era successo veramente da poco, era questione di un quarto d'ora, 20 minuti, quindi erano persone del paese che abitavano un po' più giù, magari avevano case un po' più nuove, che avevano subito meno danni e quindi erano subito usciti a vedere com'era la situazione degli altri paesani, tra virgolette, quindi per noi sono stati angeli perché veramente siamo lì con tutto il rischio che ancora case potessero crollare, quindi con un coraggio veramente, non dico che ci hanno salvato soltanto loro, però hanno fatto veramente tanto. Assolutamente sì. Invece per quanto riguarda gli altri soccorsi, no, si è parlato tanto in questa lunghissima giornata e mezza, insomma, che ci distanzia dall'accaduto e sono poi riusciti ad arrivare, abbiamo sentito anche tante volte le parole del sindaco, insomma, so che è proprio complicato anche ad arrivare ad Amatrice, che è una cittadina poi strutturata con insomma, sono questi anche lì nelle frazioni vicine, no? C'è questo ponte che era pericolante, le strade sono molto strette, quindi era proprio disagevole riuscire ad arrivare a darvi una mano. Guarda Valentina, assolutamente, anche perché tieni conto, il discorso delle strade strette fa sì che come crollano le case che stanno ai lati della strada, mentre la strada diventa inagibile, quindi è anche difficile passare. Per arrivare, ripeto, la casa che avevamo noi era proprio alla fine del paese, quindi proprio verso i Monti della Laga, la parte più alta del paese. Sì. E praticamente c'erano circa 800 metri, cioè circa 700 metri, 300 metri per arrivare da noi, che praticamente non è impossibile passare ormai. Cioè la mia macchina è rimasta lì, non ci è andato niente sopra, ma non so se potrò mai recuperarla perché con tutti i crolli che ci sono stati non so se quando verranno liberate le strade. Veramente una situazione apocalittica, però ripeto, i soccorsi comunque, posso dire per la mia esperienza, per quello che ho visto, sono stati anche molto molto celeri. C'era gente che stava sotto le macerie, io sono sceso giù passando chiaramente in mezzo ai campi perché cercavamo di stare più lontano possibile dall'abitato. Già c'erano comunque i vigili del fuoco, c'era la polizia e stavano chiaramente aiutati chiaramente da tutti i paesani, che ho sentito tutti che adesso diciamo facevano l'elogio degli italiani, che quando ci troviamo in difficoltà siamo comunque un paese molto unito. Sono frasi di fatto, ma è vero, perché lì c'è sarebbe utile che fosse così, che fosse così non nell'emergenza ma sempre, no, questo sì, magari lo però sì no, assolutamente ragione. Però ti ripeto, comunque sia, ripensando che c'era gente lì che si poteva tranquillamente dire: guarda, io mi sono salvato, mi faccio affari miei, invece rischiamo di vedersi crollare addosso case che erano rimaste precarie. E abbiamo visto anche un nostro paesano che se lo tirato fuori dopo circa 4 ore, ma da sotto delle macerie che non sembravano macerie di una casa, sembravano sassi messi uno sopra l'altro nel corso dei secoli, e lui stava praticamente a metà. E non so sinceramente come abbiano fatto, ma sono riuscito a tirarlo fuori in qualche modo. Poi ci sono stati comunque gli elicotteri che hanno fatto avanti e indietro, sono atterrati al campo sportivo, che era diciamo il classico punto di Mirko, la seconda scossa, quella di un'oretta dopo, voi già stavate, diciamo, tra virgolette, al sicuro? Sì, noi eravamo già al sicuro perché eravamo già allontanati dalla nostra casa e ci eravamo messi in un campo insieme a altri 4-5 persone che erano lì. Però non è stata bella neanche quella, perché io riuscivo a vedere gli alberi che si muovevano, cioè si muovevano a destra e a sinistra gli alberi mentre veniva quella scossa. Immagina dentro casa quanto poteva essere, diciamo, pesante una cosa del genere. Mamma mia, una roba brutta. In questo momento la situazione, noi insomma vi seguiamo dalla TV, da tutti quanti noi media che continuano a monitorare, però a livello, non dico di umore perché mi sembrerebbe una banalità, è chiaro che c'è tanta tanta sofferenza, ci sono anche già polemiche in corso, che spesso siamo abituati anche a questi, anche dopo poco tempo, sull'attenzione, oppure insomma c'è ancora tanta coesione per riuscire a far andare bene le cose anche di chi è ancora in grande difficoltà, perché poi seguiamo, le cose sono ancora in sviluppo purtroppo, e la terra continua a non fermarsi. Io credo che le polemiche, diciamo, in un paese come il nostro ci saranno sempre, e sicuramente già sono iniziate, anche perché ho letto che è già partito, diciamo, un'inchiesta per colpe. Sì, per omicidio colposo. Guarda, strage colposo. Diciamo, sono sincero, un po' mi cadono le braccia, perché parlare di omicidio colposo in una situazione del genere, sì, si parla di messa in sicurezza di casa,
queste qui, diciamo, sono case comunque sia che alcune che hanno 150 anni, cioè io sinceramente non so come possa essere messa, possono essere messi in 69-70 frazioni con tutte queste case in sicurezza. Cioè, veramente non riesco a capirlo, mi sfugge. Però poi chiaramente noi nei momenti di difficoltà, polemiche, ad esempio uscire fuori, magari. Mirko, ma te sei ancora lì o sei tornato a Pomezia? No, io sono tornato a Pomezia ieri sera. Siamo stati bloccati per un bel po', perché poi chiaramente la Salaria giustamente veniva utilizzata per il passaggio diciamo della protezione civile, di tutti quanti i soccorsi, quindi ieri sera in realtà vorremmo tra domani e dopodomani tornare lì per vedere insomma se c'è possibilità di dare aiuti o anche sinceramente di andare a vedere se abbiamo possibilità di ritrovare qualcosa. Certo, perché chiaramente abbiamo lasciato diciamo molto. Tra l'altro Mirko, questa era la vostra casa di villeggiatura, chiaramente anche i vostri ricordi avete lasciato. Per molti era era proprio la casa e basta, quindi insomma c'è anche una grandissima sofferenza a livello proprio di perdite, e questo è chiaro, insomma ti auguro di ritrovare almeno qualcosa. Tu nella vita fai qualcosa di particolare, se vogliamo, no? Prima di salutarti mi piaceva sottolineare anche questo. Fai l'Ironman, è proprio quello che fai nella vita o è un più? No, diciamo no, è un più, diciamo fortunatamente è un più, perché io comunque lavoro come sistemista informatico da svariati anni presso la Telecom, e in più diciamo sono 7-8 anni che mi diletto nel triathlon, che come ben sapete l'Ironman insomma è un po' uno sport da tosto, da parte, però penso che mi abbia un po' aiutato anche in questa situazione, perché comunque ci voleva un po' di pazzia e di follia e anche diciamo un po' di forza mentale per una situazione del genere, e la mia fidanzata Alessandra mi ha aiutato anche molto in questo, perché diciamo che senza di lei non sarebbe stato facile riuscire a questa situazione, quindi diciamo l'unione mai come questa volta ha fatto diciamo la foto. Mandale un abbraccio, è commovente anche sentire, a mamma e zia. Sentire la tua voce tremare, insomma in questo senso mi piace far uscire anche un senso positivo dello sport in una vicenda che ha del paradossale, e poi sono d'accordo con te, il caso non esiste, quindi una trave messa in un modo, il lenzuolo steso la sera prima probabilmente dovevate rimanere qua, chiaramente poi non ci sono giustificazioni per tutte le persone che stiamo perdendo, però in un momento di grande difficoltà ti ringrazio per aver voluto raccontare con quella tua storia che in qualche modo dà speranza e sicuramente coraggio, insomma in una situazione veramente drammatica, e ti rinnovo il nostro invito. Ti aspettiamo Mirko. Quando te, la tua fidanzata, mamma, attimo, zia, quando vuoi veramente ti manderò magari anche un messaggio con dei numeri nostri privati, quando vuoi ci contatti, sei nostro ospite più che gradito. Volentieri, vi ringrazio tanto. A te, grazie mille, e un abbraccio a tutta la tua famiglia, a tutti i vostri cari, grazie a Mirko Mancini e grazie anche a Nino Santarelli per aver instaurato questo contatto, insomma una storia, un momento molto delicato, a volte c'erano delle storie di luce e ci piaceva riportarvi anche questa.